Ciao, sono il dottor Max, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo. In questa nuova serie di video, dedicata agli alimenti veterinari, ti leggerai i foglietti illustrativi degli stessi. Prima di iniziare, ti ricordo di iscriverti al canale, mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali, in base ai prodotti utilizzati, in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti, che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute, grazie alle esperienze condivise. In questo video esaminiamo l'alimento veterinario Diurecord. Informazioni commerciali. Titolare: 3B Pharma SRL. Concessionario: 3B Pharma SRL. Confezioni: Diurecord 30 compresse 350 mg, 10,5 g. Formulazione: maltodestrina, lieviti inattivati, lievito di birra, prodotti ottenuti dalla trasformazione di erbe, l'espedezza, l'espedezza capitata milk, parti aeree e polvere 14,28%, ortosifon, ortosifon staminaeus bent, foglie polvere 5,71%, sale di magnesio dell'acido stearico. Additivi: additivi organolettici. Prodotti naturali botanicamente definiti: carciofo, cinara squalimus L, estratto 87.000 mg/kg. Additivi tecnologici: E551 B silice colloidale. Indicazioni: mangime complementare per cani e gatti, con estratti di l'espedezza capitata, cinara squalimus ed ortosifon staminaeus, ha indicato per mantenere la normale funzionalità di reni e fegato. La sua particolare formulazione, grazie alla presenza di derivati botanici, favorisce il fisiologico drenaggio dei liquidi corporei. Posologia: cani. Peso dell'animale: fino a 10 kg. Razione giornaliera consigliata: 1 compressa al giorno. Peso dell'animale: 10-20 kg. Razione giornaliera consigliata: 2 compresse al giorno. Peso dell'animale: 20-30 kg. Razione giornaliera consigliata: 2-2-5-1-6, 2 compresse al giorno. Peso dell'animale: oltre 30 kg. Razione giornaliera consigliata: 3-4 compresse al giorno. Gatti: peso dell'animale: fino a 4 kg. Razione giornaliera consigliata: 5-1-6, 2 compresse al giorno. Somministrare Diurecord compresse direttamente all'animale o aggiunte al pasto principale. Completare la razione giornaliera con l'alimento abituale. Lasciare sempre acqua fresca a disposizione. Fonte: Codifa, l'informatore farmaceutico. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero di esserti stato utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo alimento veterinario esaminato.